Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, ragazze, che è anche un po' il vlog dei saluti, perché non mi sto ferma, delle buone vacanze. Io devo subito andare a cucinare, quindi porto con me e vi faccio vedere anche una cosa molto molto utile. Daniele invece che è già finito, avevo preparato un piattino con prosciutto parmigiano, pane integrale, zucchine e carotine. Ecco, ha mangiato tutto tranne le zucchine e le carotine. Scusate, i fagiolini. Mangia la carotina? Dai, mangia la carotina. No, Come no. no? Come no? E mangia il pane? Il pane? Il pane, mangia il pane? Il pane sì, mi capito tutto dalla vita. Comunque, ragazze, sono qua nella mia cucina e vi devo far vedere un nuovo arrivato. Vado, ragazzi, non sapete da quanto tempo cercavo un robot per pulire la casa e praticamente mi sono informata tantissimo. Ho trovato questo che si chiama Dremi ed è il migliore, super potente, pratico, poi semplicissimo da utilizzare e veramente, veramente tra quelli in commercio è praticamente il migliore ed è anche per quanto costa, cioè dovrebbe costare molto di più perché è top veramente come qualità, funzioni, mi sto trovando benissimo, ormai sono mesi che ce l'ho ed è veramente, veramente di qualità. Questo è il marchio e praticamente pulisce, sia pulisce che lava. Ora vi faccio vedere anche la prova, l'ho caricato per farvi vedere anche la prova. Buttando qualcosa a terra, come pulisce? Comunque con l'app, ecco, questa è l'app, si collega. Ve la faccio vedere qual è l'app. È questa qua, si chiama così. Questa è l'app e potete impostare tutti i programmi per pulire la casa, ragazze, la svolta. Io veramente non ne posso fare più a meno perché pulisce veramente in un modo, cioè i pavimenti sono super brillanti. Vedete, ragazze, adesso lo sto caricando e contemporaneamente lo sto anche aggiornando tramite l'app. Veramente semplicissimo da utilizzare ed è praticamente fa tutto da solo. Una volta che avete messo lingua italiana sull'app, abbiate programmi per lavare, per pulire, quello che volete, e anche se siete fuori casa, cosa comodissima. La batteria dura tantissime ore e anche il serbatoio, questo è uno dei più potenti. Poi la cosa che fa, vedete, lui evita tutto quello che c'è, quindi praticamente sale sui tappeti, se ci sono gli ostacoli, li allontana, quindi potete entrare, ecco, vedete, lui va, cioè, cammina da solo, anche per esempio tipo il cane. Quindi io veramente mi trovo benissimo, che ha una sensibilità altissima e poi praticamente anche il rumore non si sente. È pazzesco, ragazze. Veramente, io non mi sento mai sola a casa con lui, mi fa tanta compagnia. No, vabbè, lo amo. Vi metto comunque il link nel box informazione se lo volete acquistare, perché appunto c'è un'offerta, ma credetemi, se cercate un robot proprio che pulisca e che lava di qualità, è conveniente anche di prezzo, lui è il migliore, eccolo qua, è favoloso. Questa è la scatola, vi faccio vedere, eccolo qua, vedete? Preciso, lava, pulisce, asciuga, eccolo qua. Dreamy Bot L10 Pro, il top, il migliore. Ragazzi, mettiamo un po' di farina, così facciamo la prova proprio. Voglio proprio far vedere farina, eccolo, vedete, lo potete anche collegare ad Alexa, quindi cosa importante, lo potete collegare ad Alexa, a avere la lingua italiana, quindi è comodissimo. Adesso vi faccio vedere come pulisce i pavimenti, praticamente sono brillanti, adoro. Avete visto come ha scansato la sedia, tutto. Far vedere anche come sale sul tappeto, vedete? E pulisce anche i tappeti, quindi addio quei scopettini, tutte quelle cose per pulire i tappeti che vi uccidete. Pulisce tutto ed è utilissimo perché quando c'è, ad esempio, qua c'è qualcosa, vediamo, vedete, prima è caduto un po' di farina, ha pulito, adesso poi torna là,
e finisce di pulire e aspira. Vedete quanto ha aspirato? Quindi cioè, praticamente è comodissimo. Guardate come aspira. Avete visto? Cioè, eccezionale. Veramente eccezionale. Tu vai! Aspira tutto! Comunque mi dovete credere, cioè sarà la svolta. Io che sono stra impegnata, ma anche per chi è sempre buongiorno da questi due delinquentucci. Eccolo qua, il nostro amico. Ogni volta che lo accendo, ma ci sono i peli di pupi. C'è lui che vuole giocarci. No, ragazze, comunque è bellissimo. Adesso vi facciamo vedere la dimostrazione della parte con l'acqua. Infatti, Dario mi sta dando una mano. Adesso riempiamo la vaschetta. Questo per lavare, giusto? Sì. E questo lava e, sì, mette e pulisce. Quando si è riempita, okay. Si sta riempendo, vedete, 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 e lo oh, ok, ah, tutto pieno. Adesso perfetto. Dobbiamo sganciare anche questo qua. Loro proprio gli spettatori, vedete, ok. Questo così. Vero, chiudiamo l'acqua, no, non la sprechiamo. Beh, non la dobbiamo sprecare sulla parte. Si aveva un po' umido. Ok. Questo qua. Adesso lo rimettiamo. Perfetto. E poi ragazze c'è anche un sistema di. Come faccio a mettere il panno? Vabbè. Vedi? Amore. Ehi, ciao. Vai. Adesso mettiamo il serbatoio dell'acqua, guardate. Vai. Vedete com'è concentrato? Il serbatoio dell'acqua è stato installato. Ok. Mio, mio. Adesso vai. Comincia a lavare. Lava. Ritorno alla stazione di carica per caricare. Eccolo, non lo toccare a mamma, lui mi piace tantissimo. Non lo toccare? No, fallo lavorare. Dai, fallo lavorare, sta lavando. Dai, fallo lavare. Vedi come lava? Adesso lava tutto. Sentite? Vedi, lava, lava molto bene, ragazze. Veramente è un gingil, questa la portiamo anche alla casa nuova, sempre così l'abbiamo sempre la pulita. Sta ah, vedi? E quindi non dovreste andarci, vabbè, comunque i bimbi e i cani si mettono di là. Sì, lava, asciuga tutto. Già si vede più splendente. Ma oh, vabbè, duro. E sta lavando, si intende? Sì, sì. Lascialo lavorare. Ragazzi, mezzo loro l'acqua lì, comunque ragazze, ottimo. Dremi, vi metto il link nel box informazione perché è veramente il migliore. Noi ne abbiamo studiati tantissimi. E poi comunque vi metto il link nel box informazione perché ve lo straconsiglio, se lo dovete prendere. Io l'ho preso anche per la nuova casa, infatti oggi vi porto anche a vedere la nuova casa. Veramente addio aspirapolvere, mocio, vileda, vi aiuta un sacco, soprattutto se avete bimbi. Ragazzi, come vecchi tempi vi faccio vedere anche un po' di svuota la spesa. Ho comprato poche cose perché voglio fare le piadine integrali, eccole qua, con la Philadelphia Light che già avevo in frigo, un po' di insalatina mista e il salmone, perché mi piacciono, insomma, tipo delle piadine di mare, e l'avocado, sono veramente veramente buone, provatele. E si possono fare anche nella friggitrice ad aria, tipo come dei conetti. Adesso vediamo, magari faccio qualcuna di prova, se vi faccio vedere. Poi ho preso questi meloncini molto carini, il tacchino. Ho preso questi qua che sono cereali che mi piacciono, sono i miei preferiti, anche se al mattino sto preferendo il pane integrale, questo qua morbido, con un po' di crema spalmabile al cioccolato, ragazzi, la mia colazione preferita con latte freddo. E ho preso questo qua che senza il bordi, è proprio morbido. Le piadine con appunto salmone, avocado, Philadelphia, insalatina, prosciutto cotto e sottilette light, piadine integrali e qua un po' di contornini. Funghi, carote, zucchine, olive, un po' di parmigiano. Yes! Ragazzi, è riuscito il conetto. Quest'altro si è un po' rotto. Questo è molto bellino. Ho messo anche la Philadelphia. È proprio un conetto. Ho messo Philadelphia e salmone. Oh, è troppo carino. Allora, sembra un coppo. Il mio telefono che suona sempre. È una vaina loca. Quella è la casa nostra, quella. Sì.
Dove siamo? La casina nostra. Ragazzi, siamo nella casa nuova, guardate qua. Sono venuta qua apposta per farvi vedere un po', perché mi chiedete sempre un po' di aggiornamenti, anche perché adesso comunque l'impresa è in ferie, visto che è agosto e poi si riprenderà a settembre. Però hanno veramente, siamo arrivati a un buon punto, hanno messo anche l'intonaco. Poi comunque tenete conto che questa casa, cioè, solo d'interno è sviluppata su 3 livelli, perché ha la tavernetta, primo piano, secondo piano, quindi c'è molto da fare. Ma poi la cosa importante, noi stiamo aspettando i permessi per abbattere questo muro e questo muro, che diventeranno tutte vetrate. Quindi per avere questi permessi, che ovviamente stiamo facendo tutto a norma di legge, e non è semplice, se dobbiamo avere permessi dal comune, dalla sovrintendenza del nostro paese, quindi sono tempi burocratici. Chi ha fatto casa, ha fatto lavori, lo saprà, e quindi bisogna comunque attendere. Adesso vi faccio vedere qua, c'è il bagno, vi faccio vedere anche un po' sopra, sotto magari no, perché... Vabbè, non c'è proprio niente da vedere. Magari qua sopra vi faccio vedere come abbiamo allargato. Non so se vi avevo fatto vedere nell'altro video che questo è il bagno, abbiamo allargato anche tutti i balconi, sono venuti enormi. Guardate qua, cioè, questo è un balcone enorme. Guardate, questa è la vista dalla mia casa, è bellissimo. Cioè, qua si vede tutto il panorama, è proprio della natura. L'ho scelta proprio per il silenzio. Questa sarà la stanzetta di Daniel. E qua verrà tutta la scala di vetro. Vedete? Qua verrà la camera da letto, anche qua c'è un vetro enorme. E qua verrà la cabina armadio. Guardate quanto è grande, c'è la mia cabina armadio. È immensa, con la finestra che mi sono fatta fare. E qua verrà il mio studio. Qua verrà il mio studio dove girerò le mie storie, girerò i miei video. Guardate che bello, cioè dovunque si vede la natura, è bellissimo. Perciò mi sono aperta un sacco di vetrate. E questa è tutta la terrazza. Bellissimo, mamma mia, non vedo l'ora, ragazze, comunque. Quindi questo era il motivo per cui io comunque diciamo mi ero un po' preoccupata di questa cosa della casa, perché comunque un po' ci siamo rallentati per la pandemia, ma poi soprattutto l'architetto comunque mi ha spiegato che loro comunque in questi mesi hanno continuato a lavorare, però purtroppo per fare tutte le cose a norma di legge, se non abbiamo questi permessi, loro ovviamente devono comunque seguire. Quindi loro stanno cercando comunque di andare avanti. Adesso continueremo ad andare avanti anche a settembre, loro si stanno impegnando in questo, però ovviamente se non ci danno questi permessi siamo con le mani legate, ed è veramente una cosa terribile, perché comunque noi stiamo comunque andando avanti con tutto. Anche adesso stiamo scegliendo anche gli infissi, abbiamo scelto la cucina, abbiamo scelto tutti i materiali, tutto il marmo, tutto quello che ci sarà nella casa, però cioè, siamo comunque con le mani legate, perché stiamo aspettando questi permessi dal comune, ma dalla sovrintendenza di Napoli, perché appunto dobbiamo, per questi lavori che bisogna fare, non solo per abbattere i due muri, ma anche proprio per fare tutti i lavori di fognatura, tutto. È veramente una situazione molto molto stressante, perciò vi dico che a volte anche tipo nella coppia possono nascere dei problemi, perché ristrutturare casa, prendere casa bella e fatta, come dico io, è sempre meglio. Se tornassi indietro, fare così, almeno adesso voi mi dite, mi cercate di incoraggiarmi anche su Instagram e di dirmi: ma vedrai che ti troverai contenta. Lo so, magari mi troverò contenta un domani, però adesso vi giuro, ragazze, che talmente lo stress che sto subendo, anche mi rendo conto anche comunque in famiglia, che cioè vanno un poco a crearsi delle situazioni di stress. Quindi spesso mi chiedete anche dei consigli, dico: pensateci bene, fatelo, soprattutto quando siete in una situazione psicologica per poterlo affrontare. Diciamo che noi siamo comunque messi in una situazione un po' particolare, perché oltre al fatto della pandemia e tutto il resto, abbiamo anche scelto una casa veramente molto grande, cioè una villa a 3 piani, quindi ovviamente tutto amplificato.
quindi vabbè, comunque io non devo perdere il mio obiettivo del mio sogno, perché la villa è sempre stata il mio sogno e qua ci sono tutti i miei sacrifici, tutto il mio lavoro, e quindi non vedo l'ora che sia portata a termine e so che succederà, che il mio sogno si avvererà e non vedo l'ora di condividerlo con voi, quindi questo è tutto, mi commuovo. Comunque c'è una vista bellissima, ragazzi, ditemi voi come posso non essere felice io con questa vista stupenda, cioè bellissimo veramente, comunque non vedo l'ora. Adesso torno da Danielino, sta in macchina che mi aspetta, stasera poi andiamo anche a cena fuori, adesso lo portiamo un po' nelle giostrine, poi stasera andiamo a cena fuori e niente, sono veramente troppo felice, anche se un po' preoccupata, ma sono felice e cerco di visualizzare i miei sogni, visualizzarmi, qua ci sarà la cucina meravigliosa con la vetrata, io che vi registro le video ricette, le cose. Non vedo l'ora, ragazze, voi datemi tanta energia. Vedete che io ci credo tantissimo all'energia positiva, alle vibes positive, quindi mi raccomando, datemi tanta energia e positività. Ti piace? No. Ti piace, amore? Ti piace, bravo! Oh! Che bello, bravo!